Il tutorial di oggi è per queste deliziose meduse. Su consiglio di mia figlia, ho fatto, qualche animaletto più piccolo rispetto ai primi che ho fatto, che erano i polipetti. Li ho fatti più piccoli perché servono per dei bambini che sono prematuri. Poi ne parlerò anche nel video stesso. E sono venuti diversi, dunque pensavo di aver fatto troppi giri qua. Invece no, sono venuti diversi perché il filato questo è leggermente più grande di questo qua. Come vedete è leggermente più grande, ma po di poche cose, perché l'uncinetto poi è lo stesso. E questa è la differenza, però devo dire la verità che sono carini tutti e due allo stesso modo. Eccoli qua. Io li ho fatti di due colori, voi fateli come meglio preferite. E beh, bianco sarebbe proprio carino, la medusa è bianca, comunque va bene, io ho fatto così. Spero siano tipo di vostro gradimento. Il tutorial è veramente facile, si realizzano in pochissimo tempo. Vi ho messo anche una foto che già avrete visto proprio all'inizio. E questa foto ci sono tutte le spiegazioni per andare bene in linea con il video, almeno è più facile eseguirli. È tutto eseguito in maglia bassa e solamente per questi qui per i bordini c'è la maglia alta, mi sembra, sì, la maglia alta e la mezza maglia alta, quindi proseguite tranquillamente. Questo è un tipo un punto croce, è venuto carino gli occhietti, questi ho fatti più distanti, questi più vicini, ma come dico io, quando si lavora con le mani le cose non vengono mai uguali, è proprio difficile che vengano uguali, sono due perché servono per due gemelline. Vi lascio, grazie. Se vi sarete iscritti prima e dopo nel video, come dico anche alla fine, non vi posso ringraziare di persona perché YouTube non fa conoscere i nomi di tipi delle persone che si iscrivono. Quindi purtroppo non sappiamo mai chi è che si è iscritto e non possiamo ringraziare. Vi ringrazio all'inizio, grazie ancora. Ciao ciao. Siamo questo nuovo tutorial per fare questa piccola medusa. Dico piccola perché in effetti è neanche 12 centimetri di lunghezza e c'ha questa testina, la capoccetta, insomma il corpo della medusa, che è come una pallina da ping pong. Quindi è veramente molto molto piccolina. Questa io l'ho fatta, ho fatto anche i polipetti, non so se già li avete visti, però i polipetti sono un pochino più grandi. Diciamo che la testa del polipo è come una pallina da tennis, invece questa è molto più piccola. Quindi questa è proprio adatta per i bambini che sono veramente sottopeso. Allora, vediamo. Sì, li sto facendo per l'ospedale, non so se si è capito. Allora, io ho fatto, vedete, questi qui sono i tentacoli e ho utilizzato questo cotone, è un numero 6. Ho preso due colori diversi, ma poi voi fate come volete. E un uncinetto 1,75. Però ovviamente chiaramente è normale che più il filo è fino e più l'uncinetto è piccolo e più questa verrà piccola, più è grande e più viene grande. Anche seguendo le mie istruzioni, basta cambiare filo e uncinetto, viene un pochino più grande. Che altro serve? Ovviamente serve un ago da lana, un pezzettino di filo nero per fare gli occhietti e un'imbottitura. Questo è quello che io ho utilizzato, tutto quello che ho utilizzato, nient'altro. Ah, anche una spillina che servirà, poi vi faccio vedere come. Ok, quindi iniziamo. Iniziamo. Io ho fatto questo appunto per voi, faccio una foto, ve la lascio all'inizio del video, dove spiego praticamente passo passo cosa fare. Adesso quindi iniziamo a fare questa, la testina qui iniziale. Iniziamo con un cerchio magico. Facciamo un cerchio magico, poi all'interno, come primo giro, faremo 6 catenelle. Cerchio magico, non so se sapete, insomma, mettete così, prendete il filo da sotto
E subito facciamo una catenella e qui ne faremo 6. Allora, 1, 6, io ho scritto catenelle, ma sono 6 maglie basse, 2. Allora, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo il cerchio magico e andiamo a fare in ogni, aspettate che cambio gli occhiali. Andiamo a fare in ogni maglia bassa sottostante un aumento in ogni maglia bassa sottostante. Io ho scritto sempre catenelle, ma sono maglie basse. Adesso modificherò il coso. Ok, chiudiamo. Non è necessario fare una maglia bassissima come siamo abituati a fare, ma andremo a fare direttamente una maglia bassa per chiudere il cerchio, perché lavoreremo a chiocciola. Quindi qui subito facciamo un'altra maglia bassa e abbiamo fatto gli aumenti. Alla fine di questo giro avremo 12 maglie, quindi 2 più 2, 4, 4 più 2, 6, 1 e 2, 6 più 2, 8 più 2, 10 e 2, 12. E qui siamo nelle due che abbiamo fatto all'inizio, tra cui una era una catenella, quindi è una maglia bassa subito. Quindi entro qui dentro e faccio la mia prima maglia bassa del terzo giro. A questo punto, però, per capire bene dov'è che siamo arrivati, metterò nella prima questa spillina. Ecco qua. Quindi so che questo è l'inizio e qui farò subito un'altra maglia che è il nostro primo aumento. Quindi questo giro si lavorerà in questa maniera. Un aumento e una maglia bassa. In totale, a fine del giro saranno 18 maglie. Quindi adesso ho fatto un aumento, nella prossima maglia farò solamente una maglia bassa, in quella successiva nuovamente un aumento. Questo modo di fare si chiama il cerchio perfetto. Quindi questo cerchio perfetto, adesso lo stiamo utilizzando per questo, ma si usa per tantissime cose, diciamo che è un po' la base della lavorazione a maglia. Quindi adesso continuerò così e farò tutto il giro, tutto il terzo giro, e alla fine avrò 18 maglie. Facciamo ora il quarto giro. Allora, per semplificare le cose, perché magari vi sbagliate, non contate, eccetera, eccetera, ricordatevi che su ogni gruppo di aumenti va un aumento. Quindi adesso, come vedete qua, c'è un aumento e quindi io farò gli aumenti proprio sopra qui. Allora, qui è 1 e 2. Ovviamente poi ogni giro tra un aumento e l'altro ci saranno 2 maglie, 3 maglie, 4 maglie e così via. Quindi adesso vedrete che prima di arrivare all'altro mio aumento avrò da fare 2 maglie singole, una e due. Ecco qui di nuovo l'aumento, questo, dove farò appunto un aumento. Continuiamo a fare questo tipo di lavorazione fino a fare tutto il giro. Adesso siamo al quarto giro, quindi faremo il quinto, il sesto, il settimo giro e avremo nel cerchietto
42 maglie. Quindi, se noi continuiamo, vedete che viene una puntina qui, una puntina qua, cioè praticamente viene, vedete? Così. Da qui ci sono gli aumenti dove vedete questo piccolo bozzetto, diciamo così, e di qua ancora gli aumenti, vedete? E viene fatto tipo un rombo, sì, no, un rombo, forse un esagono, sì, un esagono, viene come un esagono. Quindi se viene così come esagono, avete fatto bene tutto il giro. Quindi io ne ho fatti due, qui ne farò due maglie, una e due. E nella dove c'è le maglie doppie farò appunto una maglia doppia, qua una e due insieme. Quindi faccio io questo giro intorno, tutto quanto, arriverò al settimo giro fino a che avrò le 42 maglie. Ricordate sempre nella prima maglia di mettere questo, così sapete quanti giri state facendo. Però ricordatevi sempre che aumento va su aumento, quindi questo vi aiuterà moltissimo, non tanto per capire a che giro state, ma per capire dove realmente vanno fatti gli aumenti. Ok, ci vediamo al settimo giro. Se state lavorando con un filo scuro come me, magari vi può essere d'aiuto una cosa, prima che mi dimentico. Mettere una spillina sopra, capisco che dopo ne verranno 10.000 di spilline, però magari una spillina dove va fatto l'aumento, quindi qua faremo l'aumento e qua metterò la spillina, ad esempio, così so che qua c'è l'aumento. Una la metterò qua, una qua, certo ce ne saranno 10.000 di spilline, ma potrebbe essere un aiuto in più, tutto qua. Mettiamo a posto e continuiamo ad andare avanti. Ho modificato il foglio e mettendo le parole giuste che mancavano. Allora, sono arrivata qua. Ho fatto il secondo mio giro, il secondo, cioè il settimo, e ho 42 maglie. Adesso continuerò, vedete, senza mettere. Non dobbiamo fare più gli aumenti, ma dall'ottavo giro al tredicesimo giro dobbiamo lavorare le 42 maglie così come si presentano senza fare più aumenti. Quindi ci vediamo al tredicesimo giro e faremo poi insieme l'altri. Allora, semplice semplice, questa è la prima maglia che andiamo a fare e ci metto subito la mia spilletta e continuo a lavorare le 42 maglie fino a qui e sarà il mio ottavo giro. Quindi 9, 10, 11, 12, 13 senza aumenti e praticamente andremo a scendere così come vedete queste qui in questa maniera si scende giù. Ok, ci rivediamo al tredicesimo giro. Ed ecco qua, ho finito il mio tredicesimo giro. Adesso andremo a fare il giro numero 14, che praticamente verrà fatto. Aspettate che qui, ecco. Allora, come lo facciamo? Abbiamo 42 maglie, abbiamo detto. Adesso andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. In totale in questo giro alla fine avremo 36 maglie. Io la prima già l'ho fatta e ho già messo la spilletta, adesso farò la seconda maglia, la terza, la quarta e la quinta. A questo punto vi faccio vedere come fare la diminuzione. Allora, ce ne sono due tipi di modo: o si prende a cosse, cioè proprio la maglia in questa maniera, così c'è chi lo fa così, ma noi faremo più facile e prenderemo una maglia, questa qui, prenderemo il filo e poi andremo nella maglia successiva
e prenderemo di nuovo il filo. A questo punto faremo la nostra diminuzione. Di nuovo farò 5 maglie, quindi una, due, tre, quattro, scusate, mi sono spostata, 5, e adesso di nuovo andrò prima nella maglia successiva e prenderò il filo, ancora nell'altra e prenderò il filo e lavorerò tutte e tre le maglie che stanno sull'uncinetto. Questa cosa la dobbiamo ripetere per tutto il giro. Finisco il mio 14° giro facendo le due maglie, le diminuzioni, quindi una e due, le due diminuzioni, e qui siamo a 36 maglie. Ora dobbiamo fare il 15° giro. E lavoriamo tutte e 36 le maglie con la maglia bassa, semplicemente senza fare altro. Quindi facciamo questo nostro 15° giro. Quindi questo è il primo, metterò un seghetto e proseguirò così lavorando solo di maglia bassa. Ho finito il mio 15° giro, inizierò adesso a fare il 16° e ultimo in questa maniera, quindi non c'è più bisogno di mettere la spillina. Iniziamo con una maglia bassa, una mezza maglia alta e 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una, due, e 3. Di nuovo nella maglia successiva faremo una mezza maglia alta. Stiamo facendo questa parte qui, questa parte qui, e dobbiamo fare una maglia bassa, una mezza maglia alta, 3 maglie alte nella stessa maglia di base e riprendere dalla maglia bassa. Quindi si ricomincia con una maglia bassa, una mezza maglia alta, 3 maglie alte nella stessa maglia bassa e ancora così. Alla fine chiuderemo con una maglia bassissima. Quindi adesso faremo, questa era la mezza maglia alta, faremo nuovamente una maglia bassa, una mezza maglia alta e 3 maglie alte all'interno della stessa maglia di base, una, due, tre, una mezza maglia alta e ricominciamo con una maglia bassa. Finiamo il giro in questa maniera. Andiamo a terminare con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che avevamo fatto, perché abbiamo finito con 3 maglie alte nello stesso spazio, una mezza maglia alta e quindi facendo un punto bassissimo sopra la nostra maglia bassa abbiamo finito. Allora, adesso vediamo se avete fatto come me, cioè girato con la parte interna verso di voi, dovete girare il cappellino. Vedete? Perché questo qui viene, ecco, fatto in questa maniera. Viene messo, ecco qua. Allora, che facciamo adesso? Adesso dobbiamo andare a fare un'altra, la pancia, quella da mettere sotto. E praticamente dobbiamo fare, vedete, per la pancia, ripetere dal primo al settimo giro e chiudere con una maglia bassissima. Quindi fino qui ripetiamo tutto questo e facciamo nuovamente
giro di questi qua, una parte di questo. Allora, vedete qui c'è un rovescio e un dritto. Quindi adesso vediamo, dopo ci dobbiamo andare a mettere questi. Io questi ne ho fatti solo 2, 4 e una 5. Devo fare il sesto e lo facciamo insieme. Come fare il sesto? Allora, dobbiamo intanto fare, eccolo qua, per i tentacoli. Per i tentacoli dobbiamo avviare 50 catenelle e le lavoreremo tutte a maglia bassa. Ok, i tentacoli sono 6 per ogni, oddio, come si chiamano queste? Boh, che me lo ricordo, ve lo dico. Come si chiamano? Vabbè, ma uscirà fuori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuiamo così fino a 50. Le meduse, si chiamano le meduse. Allora, ho fatto 50 maglie, 50 catenelle. Adesso vado, saltando ovviamente la prima, vado a fare nella seconda le mie 49 maglie basse, perché ho saltato la prima, erano 50. Se le volete perfette, fate, mettetene 51. Quindi andiamo a fare tutto così e nient'altro, una maglia bassa in ogni catenella fino in fondo. Vedete che già si comincia ad arricciare, come è normale, insomma, anche se fate un maglione, iniziate a fare un maglione e fate così, si arriccia. Quindi continuiamo così per tutte 50 le catenelle. Intanto questo, vedete come gira. Allora, ho fatto l'ultima maglia bassa. Questo lo volete un pochino più riccio, fate così. Ecco, andiamo adesso a prendere anche l'altra codina insieme al nostro filo e lo passiamo all'interno della cappiettina. Ecco, tagliamo e abbiamo fatto il nostro tentacolino, eccolo qua. Ora il tentacolo bisogna andarlo a mettere, dunque questa parte rovescia, vedete dove c'è questa codina? Quindi i tentacoli li dobbiamo mettere tutti dalla parte così. Allora, vedete il cerchietto del primo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono proprio 6. Quindi noi che facciamo? Andiamo nel primo, tiriamo così, ecco, e andiamo a portare il filo da quest'altra parte. Poi ne prendiamo un altro, facciamo la stessa cosa, ecco qua. Ora, girando, andiamo a legare con un nodino, un semplice nodino, niente di che, tanto queste codine poi rimarranno tutte dentro. Ecco qui, 1 e 2. Io ho fatto 4 di un colore e 2 di un altro. Voi potete farli pure tutti i colori, un colore sì, un colore no, come volete. Allora, qui ce ne mettiamo uno viola. Sono 6 buchini perché ovviamente erano 6 le maglie iniziali. Ecco qui, questo lo tiriamo, andiamo a chiudere con la codina che avevamo inizialmente. Dovete fare un nodino, lo potete fare come volete, cioè con qualsiasi, ecco qua. E così continuiamo a mettere tutto intorno i nostri tentacolini. Ecco qui, questo, e li fermerò con quest'altro che metterò qui vicino. 2, qui ci mettiamo un altro rosa. Eccolo qua, ecco, e lo andiamo a fermare con questo. Ok, finisco di mettere anche l'altro e poi ci rivediamo per vedere cosa fare.
Adesso andiamo a fare due cose. Dopo aver fatto questo, andiamo a ho infilato così, vedete l'ago con un colore diverso. Questo qui non so se si vede bene, adesso cercherò di inquadrare. Aspettate, accendo anche la luce, magari si vede meglio. Allora, questo qui è il giro dove all'interno abbiamo fatto i ventaglietti. Il giro sottostante, quindi un buchino al secondo buchino, noi passeremo il filo come fosse un'imbassitura, così in questa maniera, vedete, sopra c'è un buchino e sotto sto facendo, vediamo un po' se, ecco, e sto facendo questa imbassitura e adesso vi dirò per quale motivo ci serve. Aspettate perché volevo, che poi dopo le andremo a sfilare. Ok, quindi io adesso continuerò a fare questa imbassitura leggerissima qua, così, e poi facciamo l'occhietto. Dobbiamo andare a fare l'occhietto. Potete pure fare prima l'occhietto e poi l'imbassitura, non è che c'hanno un ordine queste cose. Ok, questa cosa qui, finisco di fare questa imbassitura che ci servirà come se fosse un tracciato fatto con la matita. Lo vedrete per quale motivazione. Ecco qui, così, e qui perché, ecco, perché qui ci sta. Ecco fatto così. Ok, e abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare gli occhietti. Per gli occhietti prendiamo questo filo diverso, nero. Fateli come volete gli occhietti, qualsiasi colore, anche celesti, perché no? E andiamo a fare una crocettina, vedete? Come un punto croce, eccola qui, due crocette. Allora, queste codine poi le sistemeremo dopo. Con distacco, vedete qui c'è il distacco del nostro filo che abbiamo passato, quindi con distacco qui l'occhietto lo facciamo sopra. Quindi questo qui, aspettate perché sì. Ok, qui facciamo l'occhietto. Vedete che ci sono 1, 2, 3, 4. Noi facciamo così una crocetta, ecco, in questa maniera. Poi un distacco di qualche buchino, non molti, 1, 2, 3, 4, 5 buchini. Nel sesto faremo la stessa cosa. Non tanto distaccati perché altrimenti poi vengono gli occhi storti. Ecco qua. Così. Ecco fatto. A questo punto possiamo anche fare un nodino e tagliare. E abbiamo fatto gli occhietti. Eccoli qua. Ora sistemiamo questa codina mandandola internamente. Questa non ci interessa, può stare pure un'altra parte. È questa qui che dobbiamo sistemare di codina. Quindi sistemiamo la codina in maniera che vada oltre il segno che abbiamo fatto. Possiamo anche lasciarla
senza tagliarla, come abbiamo fatto per questo. E adesso invece andiamo ad attaccare la pancia. Allora, prendiamo lo stesso filato. Di nuovo l'ago, scusate che io ho questo infilago bruttissimo, ma sapesse come funziona bene e quindi non lo butto. Ok, la pancia, eccola qui. C'era anche questa, ma l'ho fatta troppo corta. Se la facevo più lunga era meglio. Allora, vedete qui dove abbiamo fatto la righina? Questa qui la dobbiamo mettere pari. Con, ecco qua, in questa maniera. Quindi poi faccio un puntino qui. Adesso lo mando di sotto. Un puntino e un puntino. Poi passo qui, così, nella prima maglia che si vede questo grano, che si vede un tipo grano di riso, e qui un puntino, niente di che, e seguiamo perfettamente l'imbastitura che abbiamo messo e non ci sbagliamo. Ecco qua, vedete, in questa maniera faccio un puntino qua e un puntino qua, così, niente di più. Vedete come viene? Ve la faccio vedere con il più chiaro. Vedete, qui viene un puntino, si vede o non si vede, è dello stesso filato, quindi. Però non lo dobbiamo mettere tutta, perché? Perché poi dovremo andare a riempire con l'imbottitura la testa. Quindi ne farò un pochino più della metà. Quindi l'attaccherò un pochino più della metà. E poi andremo a imbottirla. I fili mandateli tutti dentro, fate in maniera tale che tutte le codine delle zampette vadano all'interno. Ecco qui, così. Ok. Allora, ho lasciato 1, 2, 3, 4 ventaglietti. E adesso andrò a mettere all'interno l'imbottitura. Ne mettiamo quanta ci pare a noi, quanto ci piace, quanto vogliamo che sia morbida. Ecco qua, vedete? La nostra medusa. Poi facendo un po' d'attenzione, perché altrimenti questa imbottitura se ne viene dietro all'ago quando cuciamo. Quindi, facendo un po' di attenzione, andiamo a finire di cucire la nostra pancia. In questa maniera sempre continuiamo, magari mettendo il dito sopra in maniera tale che non viene fuori quando passiamo. Un po' di attenzione e andiamo a cucire la pancia. Dopo aver cucito la pancia, non resta che togliere questo filo qua dell'imbastitura e darla ai bimbi. Se gli volete dare una lavata prima sarebbe molto meglio. E poi li diamo ai bambini che sono nati prematuri. Questa è proprio la misura giusta per i prematuri. Ho fatto questa medusa e anche il polipetto, anzi ho fatto prima il polipetto e poi la medusa, pensando che il polipetto andasse bene per dei bambini prematuri che pesano sotto al chilo e mezzo. Invece no, mi diceva mia figlia che quel polipetto va bene per un bambino di 3 mesi, 2 o 3 mesi, ma non per i prematuri. E quindi ho pensato di fare questa medusa molto ma molto più piccola, in maniera tale da poterla dare appunto per i prematuri. Se vedete, c'è anche un cappellino,
fatto a pomodoro che sta sempre nei miei video e lo trovate sempre ovviamente nella parte dei neonati, la playlist neonato. Questo cappellino è piccolissimo, io pensavo che andasse bene per i prematuri, invece era grande, quindi pensate quanto sono piccoli. Va bene, finisco di fare questo, sistemo un po' questa capoccetta, eccola qui. Ok, questa è venuta un pochino più alta e questa un pochino più bassa, forse ho fatto qualche giro in più e non me ne sono accorta perché essendo viola è scuro, ma non fa niente. Voi sicuramente verrà benissimo e verrà come questa. Questa è un po' più grande, questa è un po' più piccola. Ok, vi lascio. Grazie per aver visto il mio video fino in fondo. Se c'è qualche errore, scusate, ma quando uno lavora manualmente gli errori ci possono stare, perché altrimenti saremo macchine e saremo perfette. Invece non lo siamo. Sicuramente qui c'è un giro in più, se non due. Mi piace lo stesso. Va bene, vi lascio. Grazie ancora, come ripeto, se non avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mi fa molto piacere. Purtroppo YouTube non fa vedere gli iscritti, quindi non vi posso ringraziare poi personalmente, ma vi ringrazio adesso in anticipo. Ciao a tutti.